era molto, molto strano questo silenzio per tutto il giorno. Inizialmente pensavo che fosse una cosa passeggera e che sarebbe finita presto. Ci ha rubato il tempo invece che donarcelo. La città di Bologna era completamente deserta. Io sono abituata a vedere Bologna con. Del traffico, delle auto e all'improvviso niente, silenzio totale. Totale. Questa è una città che fa dell'accoglienza quasi un lavoro, se vogliamo, no? Cioè, noi a Bologna ospitiamo, siamo abituati a vedere gente di altre culture da sempre. Le porte che questa pandemia ha chiuso sono state parecchie, eventi, musei, situazioni con amici, viaggi. Questa libertà del non poterlo più fare quando vogliamo è stata molto forte. La mia più grande paura è che alla fine della pandemia ci saremmo trovati molto più distanti di prima. Per contro, invece, è anche emersa più nell'ultimo periodo la superficialità e l'egoismo nei comportamenti più superficiali di alcune persone. E questo mi ha fatto venire tantissimi dubbi, cioè quanto l'essere umano è capace di abituarsi subito a delle novità. Non riuscivamo a vedere perché siamo sempre presi dal materialismo, dalle cose, invece a dare più importanza alle emozioni, alla solidarietà, l'altruismo. Per il futuro credo che andremo sempre più verso un mondo digitalizzato, sempre di più però in un modo ottimale per la persona, non in un modo negativo. Dobbiamo sfruttare appieno la nostra vita perché non sappiamo come potrà cambiare, per cui dobbiamo vivercela al massimo.